nostra attività rispetto a tante altre è sempre disponibile, però siamo veramente allo zero assoluto di clientela, mancano i turisti e ogni tanto solo qualche piccolo servizio per i residenti, ma nulla più. Sì, condivido quello che mi ha detto il mio collega, purtroppo la situazione è dura sia per noi taxisti e anche per impiantisti, albergatori, ristoratori, negozianti, perché non vivendo di turismo qui in montagna, avendo gli impianti chiusi, si ripercuote per tutta la vallata. Andrea Del Farra, responsabile marketing alle Funivie. Come società impianti ci siamo voluti unire a questa importante iniziativa per, diciamo, ci facciamo un po' da capofila anche per tutti gli operatori turistici, perché è importante capire, per quanto riguarda il prodotto turistico, in particolare ora parliamo del prodotto invernale, è una filiera quella che rappresentiamo. Gli impianti a Funi non sono sufficienti a se stessi, ci vogliono gli alberghi, le scuole di sci, i noleggi, i rifugi, ognuno a suo modo, diciamo, fa parte di questo unico prodotto. E quindi siamo qui oggi per chiedere certezze per il futuro, per la possibile apertura, speriamo, e per la certezza di ristori economici per tutta la filiera.